Paradossalmente, è proprio la Quaresima che dà valore al Carnevale. Il fatto che con il Mercoledì delle Ceneri si entri in una stagione liturgica fatta di preghiera e di digiuno conferisce ai giorni del Carnevale un grande valore educativo. Per questo, da più di 60 anni, la Chiesa bolognese è complice degli scherzi del Carnevale dei Bambini. 13 carri coloratissimi si sono esibiti domenica e martedì, i giorni canonici del Carnevale, percorrendo via Indipendenza e Piazza Nettuno per far bella mostra di sé davanti al Sagrato di Piazza Maggiore. Anche il Cardinale Arcivescovo ha voluto salutare il Carnevale, scherzando con i bambini che lo hanno circondato e ascoltando la tiritera di rito di Balanzone. Accompagnato dagli instancabili Fagiolino e Sganapino, il dottore, plurilaureato all'Alma Mater Studiorum, ha dispensato perle di saggezza, attingendo alla sua smisurata cultura accademica e alla celebre padronanza dello scibile umano. Da alcuni anni è attivo a Bologna il Comitato per le Celebrazioni Petroniane, che si fa carico di organizzare, oltre al Carnevale, i momenti più rappresentativi delle tradizioni felsine. Vi aderiscono l'Arcidiocesi, il Comune, le fondazioni Carisbo e Del Monte, Ascom, azienda di promozione turistica, Conf Cooperative, Conf Artigianato e Coldiretti. Caratteristica del Carnevale petroniano è quello di essere ostinatamente voluto a misura di bambino. Lontano da satire più o meno pungenti che riguardano comunque il mondo degli adulti e da ogni sfruttamento commerciale.